Dottore Rosso, oggi si presenta alla Belaiello, alla città e alla provincia, una scommessa vinta la sua, che è iniziata grazie a una sua idea. Ma io voglio solo esprimere la soddisfazione di vedere quest'opera molto bella dal punto di vista architettonico consegnata alla città di Mazara, e sotto questo profilo, come ho già detto, mi sento un po' sgravato di una grande responsabilità che mi ero assunto come assessore, ma anche come mazzaresi con i miei concittadini. Quando dopo la chiusura dell'ospedale di Mazara, che ripeto e sottolineo non fu da me voluta, i mazzaresi insorsero pensando che sarebbe andata a finire come purtroppo capita o è capitato spesso in Sicilia o altrove, cioè si chiudono gli enti pubblici importanti come l'ospedale e poi magari si rinvia a una data indefinita la riapertura. Abbiamo preso un impegno, mi scuso per il ritardo che purtroppo hanno avuto le procedure, ma non è dipeso certo né dall'assessore né dall'ASP né dall'attuale assessore. Delle cose fisiologiche, anzi credo che sia la testimonianza di un percorso che si è concluso abbastanza rapidamente. Abbiamo promesso, abbiamo affrontato i problemi, abbiamo trovato le soluzioni e adesso idealmente, mi ci metto anche io, consegniamo l'opera a Mazara. Però Mazara adesso si assume a sua volta un'altra responsabilità, i cittadini mazzaresi, quello di vigilare perché quest'opera, che è bella architettonicamente, diventi un ospedale che è fatto innanzitutto di professionalità, di capacità organizzative, che sia all'altezza del fabbisogno non solo di Mazara ma di tutta la provincia, e quindi toccherà ad altri riempirlo di contenuti. Ognuno può avere anche idee diverse, io insieme al progetto architettonico avevo ipotizzato un progetto di ospedale che servisse Mazara e non soltanto Mazara ma anche la provincia. Credo che ci siano state delle divergenze assolutamente legittime in una dialettica anche di tipo politico, ma a Mazara compete adesso la vigilanza sul futuro dell'ospedale. Io ormai così idealmente consegno le chiavi dell'ospedale, non tocca a me farlo materialmente, ma idealmente sì, perché non è che abbiamo vinto una scommessa, abbiamo fatto un atto di buona politica, si tratta soltanto di questa. Qualcuno, anche ho sentito una volta un consigliere comunale, dice ma Rosso non era bravo a fare politica. È vero, io non ero assolutamente bravo a fare la politica delle chiacchiere, degli scontri, di persone che magari si divertono al contrasto dialettico, alle affabulazioni e che non sanno mai affrontare i problemi. C'era un problema, era stato chiuso l'ospedale di Mazara, nessuno era riuscito a trovare i soldi, abbiamo trovato i soldi, abbiamo bandito l'appalto, abbiamo datato Mazara della radioterapia. Mazara, come tutte le altre province, hanno una radioterapia pubblica, questo lo voglio sottolineare e rimarcare. E adesso questo atto di buona politica ha partorito questo ospedale, non è una scommessa. Se tutti facessero così, e io penso che molti vogliono fare così, probabilmente avremmo meno problemi e i cittadini sarebbero meno distanti dalla politica. Cosa ne pensa del nuovo piano sanitario regionale? Non lo conosco bene e comunque non è il momento di commentarlo. La radioterapia la dobbiamo aprire, la radioterapia è installata e non c'è stata mai nessuna questione, le cose vanno approfondite, studiate, sono argomenti tecnici complessi. Ho detto che questo deve essere più che sufficiente, non ci sarà alcuna discriminazione, ma soltanto nell'interesse della salute dei cittadini tra un'area e un'altra di questo territorio provinciale e neppure del territorio siciliano. Invece dobbiamo dare anche altro rispetto alla radioterapia a questa città, siamo pronti con la fornitura delle attrezzature e degli arredamenti, un ospedale meraviglioso, innovativo, moderno, stiamo stipulando la convenzione per l'avvio dell'attività dell'apparecchiatura e della radioterapia, che è un'apparecchiatura complessa, un'apparecchiatura particolarmente complessa, e per la successiva gestione, quindi tutto bene, e questa è la risposta a chi pensava che l'ospedale di Mazara del Vallo fosse un bluff. Noi diciamo, come dire,
delle cose che poi si realizzano, e quindi oggi è una grande giornata per i cittadini mazzaresi e per i cittadini di tutto l'Interland mazzarese, che è una struttura meravigliosa, innovativa, moderna, che è davvero al servizio della salute dei cittadini mazzaresi e non. Sono state raccolte 15.000 firme a favore di una radioterapia complessa qui a Mazara del Vallo, saranno prese in considerazione per scelte future? Ma non so cosa vuol dire tutto questo, che ci sia movimento democratico fa bene, come dire, alla città. Questa radioterapia è una radioterapia d'eccellenza, non so qual è la battaglia che qualcuno ha voluto condurre. Ribadisco, non ci sarà nessuna discriminazione nelle strutture fra Trapani e Mazara del Vallo. Io mi sto preoccupando e occupando di più. In conferenza stampa annuncerò qualche altra cosa che è molto più importante di alcuni ragionamenti che lasciano il tempo che trovano. Quando sarà operativo questo ospedale? E l'apertura è legata all'approvazione del piano sanitario regionale? Ma cominciamo dalla fine, l'apertura non è legata all'approvazione del piano regionale, perché un piano già c'è. L'ospedale di Mazara del Vallo è un ospedale stabile, un ospedale importante che io sto valorizzando ulteriormente, quindi non ci sono assolutamente problemi da questo punto di vista. Credo che oggi deve essere una giornata di gioia per i cittadini che finalmente, come dire, si sono rivisti consegnare un ospedale che è degno di questo nome. Per quanto riguarda l'apertura, è tutto legato alla definizione delle gare per le attrezzature e gli arredamenti, che ovviamente sono in corso. Entro fine anno è stato garantito dagli uffici la fornitura di tutto questo. Per quanto riguarda invece la radioterapia, ho detto, la radioterapia si sta stipulando una convenzione con un'importantissima struttura di altissimo valore e di altissimo profilo professionale, che si occupa di radioterapia, con professionisti di valore nazionale che si occuperanno dello start-up, cioè dell'avvio della radioterapia e successivamente della gestione, fino a che non ci saranno i professionisti dipendenti dell'azienda sanitaria provinciale di Trapani. Quindi che i cittadini si godano di questo momento. Coloro che pensavano che questo fosse un bluff sono serviti. L'ospedale è qui ed è di nuovo dei cittadini mazzaresi. Oggi intanto è un giorno bellissimo, perché presentiamo la città all'ospedale con le autorità e con i cittadini, siamo contentissimi di questo. Adesso già da un mese è partito la tempistica per avere il collaudo, le autorizzazioni comunali, quelle della sanitaria e amministrative, che massimo per legge devono essere date tutte entro i 6 mesi, che sono già partiti. Quindi al massimo di 4-5 mesi prossimi un ospedale aperto, con i reparti, con i pazienti e con le attrezzature che stiamo definendo, perché entro fine anno procediamo all'aggiudicazione della gara, quindi ormai è prossima l'apertura, ripeto, entro 6 mesi da quando già sono ultimati i lavori, quindi già sono partiti 6 mesi, 20 giorni fa. I reparti sono ovviamente, no, c'è qualcuno in più, perché come diceva l'assessore, qualcosa in più, c'è il 38% in più di medici e di infermieri e di ausiliari e di operatori complessivi, con 128 posti letto, e i reparti che sono stati trasferiti ovviamente agli ospedali vicini torneranno, come ho sempre detto, tutti quanti. I reparti che saranno appunto all'interno di questo ospedale, cosa troveranno gli utenti? La cardiologia, la medicina, la chirurgia, tutto quello che c'era prima, basta, ovviamente lo dico in conferenza stampa per non tediare i cittadini, tutto quello che c'era prima verrà ripristinato. Sua Eccellenza, oggi è un giorno molto importante per la città di Mazara del Vallo e non solo, per tutta la provincia. Oggi si presenta di nuovo l'ospedale ad una cittadinanza che lo attendeva da tempo. E speriamo che l'attesa venga ricompensata non soltanto con la presentazione e la riapertura di un contenitore, ma anche con tutto ciò che le diverse divisioni che qui sono destinate possano essere operative presto, e possa questo ospedale ritornare ad essere punto di riferimento per la salute dei cittadini mazzaresi. Onorevole Oddo, oggi si presenta alla Belaiello, alla città di Mazara, ma non solo, a tutta la provincia. Cosa ne pensa di questa nuova struttura? Ma credo che ogni tanto la politica siciliana fa qualche ciabella col buco. Questa è riuscita bene.
la più grande opera pubblica realizzata in Sicilia negli ultimi anni, credo che è stata fatta bene e nei tempi previsti, una cosa molto rara anche questa. Credo che qui si crea un polo di eccellenza che sicuramente avrà un'utenza per l'intera provincia di Trapani. Io credo che stiamo scrivendo stamattina una bella pagina in quella che è la sfida quotidiana per migliorare il livello della qualità dell'assistenza sanitaria in Sicilia, che è uno dei parametri più importanti per il grado di civiltà di una comunità. Un livello sanitario accettabile credo che sia un grande risultato. Benvenuti alla presentazione della nuova struttura dell'ospedale Abele Aiello di Mazara del Vallo. E, ringrazio tutte le autorità civili, militari e religiose presenti, a cominciare dal prefetto Sua Eccellenza Giuseppe Priolo, dal vescovo Domenico Mogavero, all'onorevole Orru, alla deputazione regionale, gli onorevoli Fazio, Ruggirello, Milazzo, Tancredi e Lo Sciuto e Oddo, il presidente del consiglio comunale Vito Gangitano e tutte le autorità civili e militari. Voglio dare la parola per primo per portare il saluto della città all'onorevole Nicola Cristaldi, ed è un particolare piacere per me, in quanto ho condiviso con lui un percorso anche professionale e umano di rilievo, e sono particolarmente felice di dargli la parola nella qualità di sindaco, perché anche quando ricopriva le più alte cariche istituzionali e politiche regionali, il suo sogno era quello di fare il sindaco di questa città, ed è un particolare piacere dargli la parola nella sua qualità di sindaco. Grazie. A me il piacere e l'onore di portare il saluto della città a tutti voi, a tutte le autorità presenti, in una occasione, dicevamo con l'assessore Gucciardi, storica per la nostra città. Una occasione storica perché, secondo la credenza del sud, meridionale, come suol dirsi, tutto si inizia, si poggia con facilità la prima pietra e poi aspettare decenni per porre l'ultima pietra, quando l'ultima pietra viene posta. Io credo che questo ospedale, nel risultato, caro assessore Gucciardi, sia la dimostrazione che le cose anche in Italia, anche da queste parti, si possono fare bene e velocemente. È vero che probabilmente ci sarà qualcuno che sarà autorizzato a dire si poteva fare anche prima, ma l'esperienza ci porta a dire che questo risultato è da noi definito eccellente perché i tempi sono stati rispettati. Caro assessore, caro dottor De Nicola, signor prefetto, eccellenza reverendissime autorità, per Mazara del Vallo l'ospedale non è soltanto un manufatto. L'ospedale è un luogo nel quale la società è cresciuta e abbiamo vissuto in questi mesi anche momenti di disperazione, perché non solo c'era l'angoscia di non avere un punto sanitario nel quale potersi recare con serenità, ma c'era anche il timore che, come tante volte accade, ci fossero ritardi ulteriori, in un certo senso facendo non completare un processo che invece, per fortuna e per vostra capacità e abilità, è stato raggiunto. E credo che in questo caso sia stato bello toccare con mano come la collaborazione tra le varie istituzioni porta sempre ad ottimi risultati. Ho il dovere, oltre che il piacere, di ringraziare quanti hanno lavorato per giungere a questo risultato. Perché se da una parte dobbiamo dire all'attuale governo e all'assessore Gucciardi in particolare, bravi, avete fatto un buon lavoro, pur dobbiamo riconoscere che ci sono stati dei passaggi che sono stati compiuti e che hanno visto altre persone, a cominciare dallo stesso ex assessore Massimo Russo, che hanno dato la certezza di iniziare un processo che era difficile portare avanti e completare, ma tu, caro assessore, ci sei riuscito e di questo te ne diamo pubblicamente atto, e quindi come primo cittadino intendo ringraziarti anche per questo. Un'ultima considerazione nel
riportare il microfono a chi di competenza. Naturalmente l'ospedale non è una pietra, non è un manufatto, non è un edificio. L'ospedale, come tutti sanno, è innanzitutto una risorsa umana. Ci vogliono i macchinari e abbiamo appreso che entro la fine di dicembre i macchinari potrebbero essere tutti montati. Immagino che nelle settimane successive l'ospedale può cominciare ad entrare in attività e credo che prima della primavera potremo dire che l'ospedale funziona al 100%. Le risorse umane sono importanti perché il dottor De Nicola ha fatto miracoli in questi mesi a tenere in piedi i vari presidi. Qui manca un infermiere, lo moltiplichiamo, lo cloniamo, lo mandiamo a Castelvetrano manda un medico, lo prendiamo da una parte, lo portiamo di là, lo facciamo lavorare 2 ore al mattino qua, 2 ore al mattino là. Insomma, è una cosa che alla fine bisognerà pur bloccare. So degli sforzi che state facendo come governo, so degli sforzi, caro Assessore, che stai facendo anche sul piano personale, ma certo abbiamo bisogno di serenità. Abbiamo bisogno di primari, abbiamo bisogno di infermieri, abbiamo bisogno delle persone che servono per far camminare un ospedale. Non voglio apparire il provincialino di turno che chiede tutto e il contrario di tutto. Dico però che se c'è un ospedale di tale portata con macchinari moderni, sarebbe un vero peccato se non venisse affidata alle giuste intelligenze e alle giuste professionalità la gestione dello stesso ospedale. Quindi partecipo con gioia a questo momento di festa e naturalmente seguirò tutti i vostri lavori per non regalarvi nulla che non sia spartito anche con me. Un abbraccio a tutti. Grazie signor Sindaco. Voglio salutare l'ex assessore regionale alla salute Massimo Russo, che era in fondo, non l'avevo visto. E voglio pregare Sua Eccellenza Monsignor Mogavero a portare il saluto della diocesi e suo personale. Grazie, saluto con grande cordialità le autorità qui presenti e tutti gli intervenuti. È una giornata di festa, è una giornata impegnativa, ma dovrebbe essere l'inizio, sarà certamente l'inizio di un nuovo corso. Un contenitore, un manufatto, macchinari, risorse umane. Io dico, il centro dell'ospedale è il malato. Non sono tanto i medici, non sono tanti i macchinari soprattutto, ma è il malato. E l'esperienza dell'ospedale è un'esperienza che matura molto le persone. Io entro negli ospedali 2 volte all'anno per un incontro con il personale medico e paramedico e soprattutto con i malati e i familiari e mi rendo conto che la situazione di malattia incide sulla nostra psiche, sul nostro modo di pensare, perché ci mette a confronto con la nostra condizione umana, che è una condizione di precarietà e di fragilità. Quando stiamo bene ci sentiamo tutti onnipotenti, ci pare di poter spaccare il mondo in quattro, di poter raggiungere tutti gli obiettivi. Ma quando facciamo esperienza di malattia ci rendiamo conto di quanto tutto in noi sia sospeso a un filo. È come la presenza e la vicinanza di chi sta bene accanto al malato possa essere un coadiuvante che dà maggiore efficacia e capacità di raggiungere il proprio scopo terapeutico sia alle medicine sia agli interventi. Ecco, io vorrei che veramente considerassimo questo aspetto della struttura sanitaria e che anche i sani ogni tanto nei limiti consentiti dai regolamenti facessero esperienze gratuite anche di volontariato all'interno dell'ospedale, perché oltre a sollevare lo spirito del malato ci si rende conto, ci si in qualche maniera ridimensiona e si acquisisce un tratto di umanità ancora più rilevante che ci fa scendere da certi piedistalli in cui involontariamente ci collochiamo. Allora, applaudo anch'io all'iniziativa e all'operazione che oggi è felicemente conclusa e mi auguro che al centro delle attenzioni di tutti, della politica, delle amministrazioni, della comunità ecclesiale, assicuro il direttore generale che io ho già nominato il cappellano dell'ospedale di Mazara del Vallo, anticipando i tempi della sua entrata in funzione. Noi siamo già pronti per entrare e prestare il nostro servizio di vicinanza e di assistenza spirituale e religiosa
ai pazienti e anche alle loro famiglie. Auguri per tutti, soprattutto a quelli che qui lavoreranno, e auguri a quelli che qui erano a cercare salute e speranza. Grazie. Ringraziamo Monsignor Mogavero, e ora prego il prefetto di Trapani, Sua Eccellenza Giuseppe Priolo, a portare un saluto. Grazie, non volevo sottrarmi, per non appesantire poi anche con troppi saluti. Ho sentito nelle chiacchiere che facevamo prima di record, intanto un record di durata per il direttore generale, perché credo che sia un caso unico, un direttore generale che lo fa da 7 anni e mezzo. Io sono figlio di medico, conosco qualcosa della sanità e quindi so quanto sia difficile. Credo che in un momento in cui purtroppo gli ospedali si chiudono, purtroppo tante strutture si chiudono, aprirne uno e aprirlo dopo averlo realizzato con questa rapidità, penso che è un segno veramente di eccezionale, concordo con il sindaco. Ma non è solo questo quello che ormai sono 2 mesi che sono a Trapani, ho l'avventura di constatare in questa provincia. Dicevamo proprio adesso con la senatrice del problema degli immigrati. Oggi ho avuto un report di 17.000 migranti sbarcati al porto di Trapani. Fanno notizia spesso gli 500 sbarcati l'altro giorno a Napoli, ma 17.000 sbarcati al porto di Trapani, con un modello di efficienza, qual è l'hotspot di Trapani, mi sono permesso di dire ai collaboratori e ai colleghi, non lo dite più che è un modello di efficienza, perché altrimenti da tutte le parti diranno, beh, andiamo a Trapani, perché non abbiamo smaltito purtroppo ancora lo sbarco di ieri, e mi hanno annunciato poco fa, mentre venivo qui, un altro sbarco di domani di una nave che è in difficoltà e che quindi va a Trapani. Allora siamo orgogliosi di dare questi modelli di accoglienza, sappiamo però che è un problema che non può continuare a essere. Dicevo anche le forze di polizia, no? L'impegno che mettono, quello che fanno sul territorio, e in questo momento molti di loro stanno facendo un mestiere che non è il loro, lo fanno con abnegazione, con sacrificio, senza lamentarsi, senza lamentarsi. Però tutto questo può anche andare a detrimento di altre attività istituzionali che vengono messe dopo rispetto a questa priorità. Quindi credo che questa sia un'emergenza nazionale, di questo parlavamo con il Ministro poco fa a Palermo, che ha convocato tutti i prefetti per il prossimo mese di novembre per discutere di questa emergenza. Questa è una provincia, io l'ho constatato e l'ho constatato ogni giorno, che può dare veramente lezioni di efficienza, di capacità, di accoglienza. Quindi per questo colgo anch'io con grande soddisfazione, con grande applauso questo modo bipartisan, vedo le istituzioni di qualsiasi colore politico che si siano qui unite per un obiettivo che evidentemente è stato perseguito tutti assieme ed è stato portato avanti tutti assieme, e così dovrà essere in futuro. Questa è la nostra missione, e qualunque cosa va in questa direzione le porte della prefettura sono aperte per risolvere i problemi. Grazie e auguri. Grazie, grazie signor prefetto. L'ASP di Trapani è in prima fila anche nell'accoglienza e nell'assistenza sanitaria ai migranti fin dallo sbarco, e diciamo che è stato anche un modello organizzativo quello che è stato attuato dall'ASP dall'inizio degli sbarchi nel 2014. Ecco, vorrei adesso entrare nel merito dell'iter procedurale della realizzazione di questa nuova splendida struttura, e vorrei dare la parola al direttore generale, che, come ha anticipato il prefetto, ha seguito questa vicenda fin dall'inizio, proprio perché era già direttore generale nel 2009. E io sono all'ASP da 2 anni e vi devo dire che non c'è stata una settimana in cui il direttore non ha chiesto agli uffici l'iter, le notizie sull'iter dell'ospedale, sulla realizzazione, se c'era qualche intoppo voleva subito intervenire, perché per lui era un punto d'onore la realizzazione di questa struttura. E dottore De Nicola. Grazie a tutti, io farò parecchi ringraziamenti, cercherò di tagliarvi poco, ma oggi è una giornata meravigliosa.
e sono anche un po' emozionato, cosa che mi capita, devo dire, di grado. Ma lo sono, intanto per le presenze voi, grazie. Quindi i ringraziamenti per il giorno lieto, perché oggi si festeggia la consegna di questo bene alla città, la possibilità di anche voi dopo questa piccola conferenza stampa e questo incontro riusciamo a vederlo, a vedere quanto abbiamo fatto e cosa abbiamo fatto. Basta ricordare soltanto le parole che fa con sua scienza, inizia tutto sei anni fa con una lettera dei Vigili del Fuoco, assessore, tu eri già deputato e hai compartecipato a queste preoccupazioni, che disponeva sua eccellenza la chiusura immediata dell'ospedale per problemi di sicurezza. I terremoti di questi giorni fanno capire la gravità di azioni quando ti si dice che è una struttura pubblica, e sono poi quelle che eccellenza dovrebbero reggere, le chiese, le scuole, gli ospedali, grazie. E devono invece essere considerate a rischio più degli altri, questo lo era. E il primo ringraziamento che voglio fare, lo faccio veramente con grande piacere, è all'assessore del tempo, l'assessore Massimo Russo, che in quei giorni con me ha condiviso quella preoccupazione e trovammo una formula che era, oltre a quello di interloquire con i Vigili del Fuoco, quella di riuscire a trovare la strada, che non poteva essere quella economica per poter prevedere. E siamo riusciti a ottenere un finanziamento da 32 milioni di euro, un finanziamento comunitario col quale è stato realizzato tutto questo. Grazie, dottore Russo, perché era un cittadino mazzarese che, tutto sommato, sindaco, grazie per la tua presenza e per le tue parole, ripristinava quello che era, è un caso che sia anche magistrato, ripristinava un senso di giustizia, perché questo finanziamento, ricorderai, era stato sottratto a questa città. È un finanziamento che esisteva già da anni, è stato sottratto, è stato ripristinato attraverso quella forma del finanziamento europeo che abbiamo utilizzato e siamo riusciti, nei termini previsti da, ovviamente, l'Unione Europea, a realizzarlo per intero. Tant'è che, appunto, una piccolissima storia, perché è indicativa di quello che dirò nei pochi minuti che parlerò, perché appunto parlerò di quello che faremo o nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, perché raggiungere un obiettivo è bello, ma è bello pensare a quelli che sono i prossimi. E tutto parte quindi con questa delibera del 2011, con questo finanziamento del 2011 e con una necessità, diceva poco fa il sindaco, di fare un sacrificio anche ai cittadini, perché è chiaro che a quel punto fummo costretti, perché era impensabile, lo dico oggi a chi dovesse ancora chiesto, una chiusura a pezzi dell'ospedale, il mantenimento dei pazienti, perché non avrebbe consentito, nei tempi in cui abbiamo effettivamente fatto l'ospedale, la possibilità di farlo in tempo e di poter ottenere il finanziamento, con la perdita del quale non ci sarebbe stato oggi nessun ospedale. E quindi la necessità di chiuderlo attraverso, ovviamente potendo utilizzare in questo un'area di emergenza che abbiamo nel frattempo acquistato, realizzato e fortemente voluto, che serviva, se volete, per i primi interventi di sostegno della cittadinanza, con i limiti che potesse avere questa di emergenza, che mai nessuno davanti a me ha potuto chiamare piccolo ospedale, perché non poteva essere questo, dove sono stati collocati servizi, ambulatori e anche un primo intervento, e poi la possibilità di utilizzare gli ospedali vicini di Marsala e di Castelvetrano, dove siamo stati costretti a spostare discipline, patologie, medici, infermieri, operatori, attrezzature, e costringere i cittadini di Marzano in questi anni a fare questi spostamenti. Oggi è un giorno diverso, perché noi fin da allora capimmo la necessità di velocizzare tutto questo e non ci siamo sottratti a nessuna responsabilità, anche amministrativa, civile, contabile, di correre contro il tempo, perché il tempo era il 31 dicembre del 2015, data oltre la quale non si poteva andare per poter avere il finanziamento e poter realizzare l'ospedale. Tant'è che la ditta che ringrazierò, che poi ha fatto i lavori, non era quella che ha vinto la gara. La gara è stata affidata a un'altra ditta, lo ricorderete, la Sigenco, la cito perché sarà importante per capire cosa è stato fatto per realizzare tutto questo. E, eccellenza, gli amministratori domandano le responsabilità, talvolta domandano le decisioni importanti, spesso in solitudine. E questo è stato fatto talvolta, perché in quel caso
dopo alcuni mesi e dopo l'introduzione anche col sindaco e con l'assessore pro tempore, ricordo poi nel tempo anche l'assessore Borsellino, che ringrazio, l'assessore Cucciardi, se mi consenti, lo ringrazio dopo per altre cose, quando ci si rese conto che dopo sei mesi questa ditta in realtà non andava bene, una ditta che non avrebbe portato a termine, e ci di bene, perché la ditta poi con questa inadempienza contrattuale non partiva mai, non iniziava mai i lavori, accusando varie scuse, varie problematiche economico-patrimoniali che aveva in altre strutture, una grossa ditta internazionale. Ci decidemmo anche con i miei legali a revocare quel tipo di finanziamento e a procedere allo scorrimento nei confronti della seconda, di chi è arrivato secondo, che appunto era il consorzio Conspop di Forlì, con il quale sei mesi dopo aver revocato il primo finanziamento, riuscimmo finalmente a chiudere il contratto, parliamo appunto del luglio del 2013, e poi col consorzio tra cooperative Conscop e con le imprese consorziate che sono la CMC di Ravenna e la CEIF di Forlì, che devo citare per ringraziarle per ciò che hanno fatto e che vedrete, siamo riusciti finalmente a partire. E anche lì poi la sinergia, come dicevo, tra le istituzioni. Si parte, si affida tutto e poi al momento di partire tentativi di infiltrazione criminale, tentativi di aziende che si aggiudicano subappalti che abbiamo fermato, ma che hanno rallentato il percorso iniziale e che siamo riusciti a, dopo alcuni mesi, anche lì a postergare, con l'aiuto anche di un protocollo di legalità, uno dei primi e dei più importanti firmati con la prefettura di Trapani e con la impresa giudicataria che vuole fortemente questo protocollo, che fondamentalmente aveva quattro tematiche. Aveva la tematica della verifica antimafia, aveva la tematica della sicurezza dei cantieri, del protocollo che aveva come intesa quella di prevenire i tentativi di infiltrazione criminale e il monitoraggio e il tracciamento di ogni fornitore, di ogni soggetto che entrava nel cantiere. Questo ha consentito di poter portare avanti, e ringrazio ditta anche con maestranze mazzaresi, e ringrazio, e ha consentito di portare avanti finalmente i lavori, e per questo, tutto questo per farvi capire quali sono i tempi, in realtà si è riusciti a partire con i lavori soltanto nel giugno del 2014. Quindi dico a tutti, noi questo ospedale l'abbiamo realizzato in 2 anni e 3 mesi, al netto delle problematiche, ed è, lo diciamo con orgoglio sindaco, non è soltanto eccellente, è straordinario, perché è un periodo di tempo, professor Liti, la ringrazio di essere qua, europeo, neanche italiano, ospedali italiani, di altre regioni considerate più all'avanguardia di noi, ingiustamente, sono un convinto siciliano, non hanno fatto, ricordo Ferrara, inaugurato da Papa Giovanni XXIII, da Papa, scusate, Giovanni Paolo, inaugurato 22 anni dopo, ricordo altri ospedali, è una media europea. E questa impresa, questa l'azienda e questo protocollo di legalità ha consentito di poterlo fare in 2 anni. Certe volte sindaco lavoravo, mi informavo giornalmente, non sentite, anche 120, 130 operai nella stessa giornata, tra impiantisti e altri, 130, 140 operai. Certe volte in ore anche tarde, perché bisognava correre. E con lavori fatti lo vedrete, con le migliori attrezzature, i migliori impianti moderni, antisismici, questo ci chiedeva, ovviamente ci daranno. E i lavori sono finiti 10 giorni fa, al netto di alcune opere marginali che sono state fatte questo. Do una subito risposta alla stampa che me lo chiedeva. Terminati questi lavori, ora proseguiranno l'attività di collaudo tecnico-amministrativo, già sono state avviate, sono già in corso d'opera, che si dovranno completare per legge entro, quindi questi sono i tempi che non si può scappare, entro i 6 mesi dall'inizio di questo contatto. Quindi quando diceva poco fa, credo Sua Eccellenza il Vescovo, che la primavera, è corretto, la primavera, perché i 6 mesi sono già partiti per avere un ospedale aperto con i pazienti, con le attrezzature e con gli arredi. Occorrono, lo dico anche ai presenti autorità, le autorizzazioni necessarie, l'assegnazione di attività dei vigili del fuoco, la certificata di conformazione strutturale del genio civile, l'agibilità del comune di Mazara del Vallo, l'autorizzazione sanitaria da parte dell'assessorato. In questa struttura ospedaliera è stata realizzata, fortemente voluta
anche allora dall'assessore pro tempore, il dottore Russo, fortemente voluta, e c'è una radioterapia e una DA. E due DA. Queste sono state fatte anche con finanziamento europeo. E voglio dirlo, prima di avere domande su questo, senza nessuna polemica, questa radioterapia che è all'avanguardia per tipo di attrezzatura scelta e che certamente partirà tra le prime cose di questa struttura, che ovviamente riteniamo di far partire anche là per attività e non tutto quanto insieme, e certamente la mia idea è fare partire proprio da questo, proprio dalla radioterapia, ovviamente, oltre al pronto soccorso dell'emergenza, ma proprio dalla radioterapia. E dove voglio dire una parola, non voglio entrare assolutamente in polemica, la radioterapia è importante come servizio adesso ai cittadini, trapanesi, assessore Gucciardi, che ancora oggi tutta la provincia, non soltanto questa città di Mazara, continua a utilizzare il famoso mezzo e pulmino per andare nelle strutture di eccellenza della città di Palermo. Cosa c'è di più triste? Vedere soggetti malati che fanno 100 km per andare a fare determinati interventi, determinati esami a 100 km dalla propria città. Ecco, proprio in questo non è un problema di struttura complessa, semplice, è un problema di servizio. Tant'è che oggi non è all'ordine del giorno il tipo di struttura, perché dovendo ovviamente noi assumere personale a tempo indeterminato, qualificato, esperti qualificati, che ovviamente in azienda non ci sono, e lo dirà l'assessore certamente, nei tempi che queste assunzioni saranno necessarie per poter fare, noi abbiamo ipotizzato con l'assessore, stiamo realizzando una convenzione con una struttura pubblica, che è Villa Santa Teresa. Lo ha già annunciato e lo ribadisco, una delle migliori strutture che si occupa di questo, il professore la rappresenta e lo ringrazio, che con la quale noi riusciremo a fare immediatamente una fase di start-up e di inizio, che durerà ovviamente nei tempi occorrenti che l'azienda potrà assumere, e questo consentirà immediatamente di partire. È una struttura pubblica, sapete che il bene è stato confiscato alla mafia già da qualche anno, e questo ci consentirà di correre e poter dare questo servizio alla cittadinanza. Il primo ringraziamento che devo dare all'assessore Gucciardi è proprio su questo tema, la possibilità che ha dato che questo avvenga, così come ha consentito, e lo ringrazio, di agevolare il percorso di riconoscimento anche da parte del CIPE di un'altra somma, di un altro stanziamento che ci è stato utile per circa 4 milioni di euro, neanche non significativo, che ci è stato utile per completare la struttura e quello che ci sarà dentro. Consentitemi di dire che questa struttura è stata sottoposta a innumerevoli controlli, essendo un finanziamento comunitario era giusto che così fosse, i controlli, lo dico tecnicamente, di primo livello e di secondo livello, che sono di competenza della regione, che sono andati tutti benissimo, e come sempre con grande fortuna del sottoscritto a campione fu sorteggiato in Italia tra quelli da controllare da parte dell'Unione Europea, quindi abbiamo avuto la visita, sì, ma abbiamo avuto questa fortuna, siamo stati sorteggiati, sono venuti funzionari europei, potete immaginare l'approccio, perché fate fare una battuta, ci considero con l'anello al naso, no? Questa cosa dà un po' fastidio. E invece sono usciti con una relazione straordinaria, con quale hanno detto che erano stati fatti molto molto bene, e per i quali ringrazio l'assessore, non per me ma i miei collaboratori. L'assessore poi si è prodigato con un encomio che è stato fatto, e li ringrazio, oggi tocca a voi, al RUP, all'ingegnere Costa, all'ispettore di cantiere, al giornale di Sciandra, al progettista Antonio Sindoni, e al padre, se mi consentite di ricordare, che tanto ha voluto questo ospedale che non c'è più, l'architetto Sindoni, e al direttore tecnico dell'impresa di sicurezza, l'ingegnere Scavino, e a tutti gli altri che meriterebbero. Un'altra battuta sempre su quello che può fare un amministratore. Noi abbiamo avuto 12 ricorsi, TAR e CGA, li abbiamo vinti tutti. Però non ti preoccupare, sono nei tempi. Due di questi ricorsi al CGA prevedevano una scelta da parte dell'amministrazione: o aspettare l'esito del ricorso, perché avrebbe garantito la possibilità di non fare un danno erariale in caso di perdita del ricorso stesso, ma perdere il finanziamento e perdere l'ospedale e non dare più un ospedale a Mazara, oppure farsi il segno della croce, si può dire, andare avanti in attesa del giudizio,
senza avere nessuna possibilità di sapere se quella cosa, quantomeno andare avanti e continuare a fare i lavori nei 2 anni, pagare l'impresa, ovviamente se avessi perso. Sapete che la Sigenco mi aveva escluso per ingegnere 500 milioni di euro, 500 milioni di euro di risarcimento danni, tanto ero tranquillo che non avevo né io né tutta la mia generazione per i prossimi 200 anni, 500 milioni di euro di risarcimento danni. Qualche notte non ho dormito, non so se ci sia qua l'avvocato Mazzarella che voglio ringraziare perché in quei giorni mi diede un conforto, ero convinto di avere ragione, ho avuto ragione, ti ringrazio, c'è il presidente del collegio sindacale che condivise con me qualche nottata, ho avuto ragione e un anno dopo seppi di avere ragione, ma nel frattempo avevo dato qualcosa come 7-8 milioni di euro alla ditta e continuavo i lavori, quindi il finanziamento l'ho salvato, qualche notte insomma l'ho passata, però ci siamo riusciti, anche questo è servito. E attrezzature, arredi, bene, sono pronti arredi per, oltre ovviamente attrezzature, arredi che torneranno dagli ospedali vicini, quello lo diamo per scontato insieme alle altre discipline, parliamo di arredi nuovi per 1,5 milioni di euro, di attrezzature nuove per oltre 500,000 di euro, di altre gare MEPA su armadi frigoriferi, su congelatori, su autoclavi, su travi, su tutto quello che ne sia per un ospedale moderno, nuovo, con le migliori attrezzature. Tutte queste gare sono già state sono in fase definitiva e tutte e tre entro l'anno saranno aggiudicate, quindi certamente avremo tutto questo, questi arredi, queste attrezzature, questi impianti nei primi mesi del 2000, anzi nei primissimi giorni del 2017. L'ospedale di Mazara, davvero concludo, l'ospedale di Mazara avrà ovviamente oltre che le discipline, lo ripeto perché una domanda mi è stata fatta tantissime volte sindaco in questi 7 anni, torneranno ovviamente le discipline che non, se sono state momentaneamente trasferite, sarei un irresponsabile, siamo tutti dei pazzi, cioè fare un ospedale e poi non riportarle indietro. E l'altro ringraziamento, forse l'ultimo, ne metterebbe altri, che faccio all'assessore Gucciardi, è quello che mi consentì, non soltanto devo dire per la verità alla città di Mazara, ma all'intera provincia di Mazara, aumentando il tetto di Trapani, scusa, l'intera provincia di Trapani. Non abbiamo questa ambizione. Né io, noi guardiamo al sud. un incremento del tetto di spesa per il personale che ci ha consentito di avere parecchi milioni di euro in più, che ci hanno consentito di poter prevedere una dotazione organica nettamente maggiore rispetto a quella che abbiamo per il prossimo biennio, triennio, e nel momento in cui e tutto questo sarà possibile e potremo farlo, avremo per Mazara, lo dico ai cittadini mazzanesi, passeremo da un'azione organica prevista di 242 operatori, 61 medici, 142 infermieri, 13 OSS, 26 ausiliari, a un nuovo assetto di 334 operatori, quindi con incremento di 28 medici, 20 infermieri, 28 OSS e 18 ausiliari. Significa un 38% in più di operatori. E questo credo che sia un bell'atto in controtendenza rispetto a quello che si diceva, che la spending review, non c'è nessuna spending review. Questa azienda, se sono qui da 7 anni, perché ha sempre avuto un bilancio in pareggio, ha sempre contribuito e credo che su questo, facendo anche quei tagli necessari, ma tagli agli sprechi, non tagli lineari, tagli agli sprechi, si è riuscito a poter investire su tutto questo. E ho motivo di ringraziarlo perché anche i posti letto, e anche qui secondo me è stata fatta un'operazione di giustizia, non so perché negli anni precedenti ai tre assessori che ho citato e che con cui continuo a ringraziare, Massimo Lusto, Lucia Borsellino e Baldo Gucciardi, e prima nel ventennio precedente c'era un notevole, c'è ancora assessore, disequilibrio tra posti letto della parte orientale e della parte occidentale o dei fondi utilizzati, forse nei 20 anni precedenti è stato fatto qualcosina in più nella Sicilia orientale. E questo che hai fatto, di cui ti ringrazio, l'intera provincia di Trapani ha ribadito un percorso di giustizia e di riprendere i fili dove sono stati lasciati. E ti ringrazio perché in una regione accusata di perdere posti letto, questa provincia non li ha persi, la città di Mazara non li ha persi, li ha incrementati. E credo che questo, in una struttura che vedrete con 3 sale operatorie, con attrezzature nuove, con impianti nuovi e con una sicurezza che oggi è assai di moda, perché vedendo le immagini dei giornali in questi giorni, potrei dire una città, abbiamo, credo per i prossimi 30-40 anni, un ospedale sicuro,
è una cosa che mi rende di gioia, di orgoglio e, se mi consentite, mi emoziona fortemente. Grazie. Grazie dottore De Nicola, ringrazio l'onorevole Turano che ci ha raggiunto e vorrei invitare i protagonisti materiali di questa struttura, cioè l'ingegnere Antonio Sindoni, direttore dei lavori, l'ingegnere Francesco Costa, che è stato il responsabile unico del procedimento, e il geometra Leo Lisciandra, che è stato l'ispettore del cantiere, ecco, a descriverci questa struttura e anche con l'ausilio di immagini, così possiamo comprendere bene cosa è stato realizzato. Grazie. Intanto volevo associarmi ai lunghi ringraziamenti del direttore De Nicola e aggiungere altri ringraziamenti. Diciamo, oltre alle persone che ha citato, ringrazio ovviamente tutti gli enti che sono stati interessati per il rilascio delle varie autorizzazioni già nella fase progettuale. Ringrazio tutti gli operai, l'impresa e tutti gli operai, molti di quali di Mazara, che è il minimo che possiamo fare. Ringrazio ovviamente la cittadinanza, perché ha dovuto sopportare per 3 anni un cantiere in piena città con tutta una serie di disagi che ovviamente comporta. Anche se noi siamo stati molto attenti a tutelare gli aspetti di carattere ambientale, grazie ad un'iniziativa intrapresa sempre con l'amministrazione, che ha consentito di collocare dei dispositivi che hanno controllato le polveri, la luminosità e le vibrazioni durante tutto il corso dei lavori. Se adesso vediamo alcune immagini, individuiamo alcune caratteristiche del nostro cantiere. Allora, il costo dell'opera originaria era di 24.815.000 euro, parliamo di lavori, non del finanziamento. Noi abbiamo concluso i lavori con un importo netto di 23 milioni di euro circa, quindi con un risparmio per l'azienda. Diciamo, questo è un merito, perché spesso i lavori come importo lievitano in maniera esponenziale, per cui dico, secondo me è un fatto assolutamente positivo, risorse che poi si ritrovano nell'amministrazione. La durata dei lavori è andata dall'agosto del 2013, al di là delle vicissitudini, sino al settembre del 2016, quindi 3 anni circa. Il numero di operai al giorno è stato di 122 operai, con punte sino a 150 operai, con tutte le specialità. Abbiamo demolito 11.000 metri quadrati di superficie, perché erano edifici non adeguabili, e quindi è stato necessario ricostruirli con le norme antisismiche. Da sottolineare che i criteri che abbiamo utilizzato per la demolizione sono stati, non dico unici, ma quasi, perché abbiamo praticamente adottato un sistema di decostruzione, anche perché eravamo a ridosso di edifici, in prossimità di edifici che non dovevamo assolutamente toccare, di natura residenziale, con una serie di aspetti di sicurezza non indifferenti. Sono stati ristrutturati 4.800 metri quadrati, cioè è rimasto in piedi nel vecchio ospedale tutta la parte dell'edificio in muratura e una parte della struttura in cemento armato, che sono stati adeguati sismicamente, tagliando l'edificio verticalmente e creando delle geometrie regolari, oltre a rinforzare le strutture, eccetera, eccetera. Sono stati ricostruiti 16.300 metri quadrati, di cui una parte interessano gli aspetti impiantistici, dei posti in cui era assolutamente privo l'ospedale. Sono state installate 9.500 metri quadrati di facciate particolari, perché hanno consentito di avere aspetti energetici significativi. Abbiamo creato un cappotto con prestazioni energetiche notevoli, poi magari vi accenno a qualche dato. 21.000 metri quadrati di pavimentazione sono stati installati, interni ed esterni. 14.000 metri quadrati di rivestimento, per avere un'idea delle dimensioni della struttura. Ci sono 50.000 metri cubi condizionati, cioè tutta la volumetria dell'ospedale è condizionata. Trattiamo 150.000 metri cubi ora di aria. Questo significa che, essendo l'ospedale, avendo l'ospedale 50.000 metri cubi, significa che ogni 20 minuti viene rinnovata totalmente l'aria di tutto l'ospedale. Questo per garantire condizioni di asetticità. Ovviamente ci sono ambienti con rinnovi d'aria maggiori, aspetti con requisiti più restrittivi, come le sale operatorie, le parti di terapia intensiva, la radiologia, laboratori, eccetera, eccetera. Però mediamente abbiamo questo risultato.
e tutto questo è stato ottenuto anche nel rispetto del risparmio energetico. Sono aspetti da non sottovalutare, perché adesso vanno assolutamente contro prioritari, vanno confrontati parallelamente anche gli aspetti sanitari, funzionali, che quelli sono ovviamente primari, ci mancherebbe altro. Siamo partiti da quelli e poi abbiamo ottimizzato anche gli aspetti energetici. A questo proposito do un paio di dati che avevo già dato in occasione di un incontro che c'è stato al comune di Mazara del Vallo sui requisiti energetici di questo edificio. Per le tipologie di impianti che sono stati installati rispetto a un sistema tradizionale che interessa o che condizioni una volumetria che ha la stessa destinazione d'uso e la stessa capacità, noi abbiamo un risparmio del 41%, che significa una riduzione delle emissioni in atmosfera, abbiamo un problema del buco dell'ozono, del 20%, che tiene conto anche delle emissioni in atmosfera che ci sono stati per produrre i materiali per costruire questo edificio. Cioè, bisogna considerare tanti aspetti. Io per costruire i materiali ho emesso in atmosfera, e già noi con quello che riusciamo a battere riusciamo a ottenere una riduzione del 20% rispetto a un sistema tradizionale. Ovviamente un paragone col precedente non si può fare, perché la dotazione utentistica era sostanzialmente nulla, quindi non si può fare un paragone. Comunque sì, dai calcoli che noi abbiamo fatto ci sarà un consumo di 10 milioni di kilowattora, diciamo, l'anno. Noi grazie al sistema avremo una riduzione del 40%, quindi 6 milioni di kilowattora l'anno per una struttura di questo tipo. Significa 1 milione di euro di risparmio. Questo... se guardiamo qualche altro... ovviamente, diciamo, alcune, forse quelle cose più interessanti, gli aspetti, diciamo, che riguardano l'ospedale. Allora, questo è il piano in cui siamo, piano terra, è una quota leggermente più alta della quota 0, 20 e 10. Le parti evidenziate sono quelle che, diciamo, descrivono, riguardano gli ingressi degli ospedali. Quello in cui siamo, che è l'ingresso principale dell'ospedale, quello a sinistra, campito, diciamo, in azzurro, che è l'ingresso del materno infantile, mentre quello a destra è l'ingresso della radioterapia, che è un ingresso dedicato. L'ingresso del punto soccorso invece viene dal retro, questo ovviamente per evitare congestioni di attività che non sono, non vanno d'accordo insieme. Sempre a questo piano abbiamo il poliambulatorio nella parte a sinistra, i laboratori di analisi, i box di prelievi, il pronto soccorso che è su questa superficie. E adesso andremo a vedere, dico, faremo un giro, io sommariamente vi descrivo le cose, sono tutti edifici ristrutturati, non c'è nulla, diciamo, di vecchio ovviamente. A questo piano, esattamente, poi andremo a vedere, c'è tutto il reparto di radioterapia. Questa è la macchina, la fotografia proprio della macchina installata, è un semplice appunto, perché poi magari là sarà complicato spiegarlo. Questa macchina è una Trilogy di Variant, è una macchina a tre sorgenti, di cui una è disomogenea, e ha questa caratteristica che, essendo una macchina con una terza sorgente molto intensa, riesce a diciamo, colpire il male in una maniera molto precisa, aiutata da un sistema di 120 lamelle con limatrice, ed è una particolarità, oltre che ovviamente essere all'avanguardia. Vabbè, ha tutta una serie di altri accorgimenti, poi insomma si occuperà. Al primo piano abbiamo il reparto di pediatria, sulla parte vecchia dell'edificio. La cardiologia e la terapia intensiva, che andremo a vedere. Queste zone individuate, che poi si ripetono negli altri piani, sono i vari quartieri medici, biomedico, primario, infermieri, eccetera, eccetera. Poi abbiamo il reparto di medicina, mentre la parte in alto, che è un edificio distaccato, è la farmacia. Ecco l'edificio in alto, che vedete campito in azzurro. Al secondo piano invece abbiamo ostetricia e ginecologia, sopra la pediatria, poi c'è ovviamente il blocco parto che è affiancato, dove c'è due sale parto e una sala operatoria di emergenza, nel solito quartiere medico, e poi gli altri reparti di gastroenterologia, riabilitazione, convalescenza, che ovviamente poi, diciamo, sono reparti flessibili, per cui possono avere anche altre destinazioni in futuro. Abbiamo l'endoscopia e la salute mentale. La salute mentale è sopra la farmacia, l'edificio sempre distaccato. All'ultimo piano abbiamo la chirurgia, l'oculistica e l'ortopedia, sono tutte solo camere di urgenza,
e poi una zona destinata, diciamo, ai locali di manutenzione di copertura. Al piano 50, che è il piano, diciamo, più tecnico, troviamo la fisiokinesiterapia, la parte di radiologia e poi c'è tutto il blocco operatorio con tre sale operatorie, con una per ortopedia, le altre sono sale normali di chirurgia. C'è la morgue, l'ultima parte, e poi gli spogliatori del personale, gli archivi, eccetera. Poi faremo un giro e vedere. Non ricordo se ci sono altre immagini. Ah, ovviamente, diciamo, questa è la parte più artistica, mi piacerebbe farla visitare perché è molto interessante, e si trova nei piani campinati, che ho creato questi volumi che non esistevano, e poi nelle coperture dell'edificio. Sono installate 25 unità di trattamento. Ora abbiamo, diciamo, ci sono tutta una carrellata di fotografie che lascio guardare con molto piacere, magari commentare la lunga costa. Questo è il retroprospetto, diciamo, dell'edificio, non so se vi ricordate com'era, adesso vedremo alcune fotografie, magari scorriamo rapidamente, che poi questo è il nuovo edificio di salute mentale e farmacia, questi sono i particolari delle scale di emergenza di cui era assolutamente privo l'ospedale, sono in testa, diciamo, ai rami della struttura. Ogni edificio ha una colorazione diversa proprio per distinguere anche dall'esterno. Cioè, le scale si dividono rapidamente anche dalla sola colorazione. Questa era come era, diciamo, se lo ricordate sicuramente sì, è come oggi la struttura. Sono tutta una serie di fotografie. Questo è il vecchio pronto soccorso, adesso la struttura si presenta in questo modo. Il retroprospetto, questa era la, diciamo, la dotazione più artistica, questa è come è adesso. C'è la vecchia cabina elettrica, il vecchio edificio che si presenta in questo modo, diciamo, una trasformazione sostanziale. Un'altra fotografia per piacere di mostrarvi, ce ne sono tante altre, molte mostrate, ricordo anche fotografia notturna. Va bene, grazie per l'attenzione. Adesso trasmetteremo un video di un paio di minuti, però vale la pena vedere. Adesso
Concluderei i lavori dell'onorevole Baldo Cucciardi, che da poco più di un anno è assessore regionale alla salute. Ecco, la sanità non è solo strutture o attrezzature, ma è soprattutto operatori. Ecco, l'onorevole Cucciardi da assessore ha preso come impegno quello di reintegrare nella sanità siciliana di quella lumus umano che è fondamentale. Qui abbiamo tanti operatori della sanità trapanese che sono qui e ha fatto questa battaglia perché gli ospedali siciliani possono essere di nuovo riempiti di quel personale che ha un turnover bloccato fin dal 2009, quindi opera con grandi sacrifici. Onorevole Cucciardi. Grazie, credo ci sia poco davvero da aggiungere, se non esprimere così punta di piedi la soddisfazione di un cittadino, prima ancora che un uomo di governo, per le cose che sono state dette, perché le istituzioni pubbliche, sindaco, riescono a fare ciò che è stato realizzato a Mazzara del Vallo con grande sinergia, senza avere neppure la tentazione della divisione, come dire, di parte, perché come spesso amo dire io, in un ordinamento democratico è giusto che ci si divida quando si discute di merito, su temi anche importanti, su infrastrutture, su trasporti, su rifiuti, acqua. Però, caro Massimo, quando si tratta della vita e della salute dei cittadini, le divisioni strumentali, qualche volta pretestuose, che pur ci sono in politica, sono e sarebbero davvero dannose. Quindi, innanzitutto, la realizzazione del presidio ospedaliero di Mazzara del Vallo è stato un esempio da questo punto di vista, un esempio di lealtà istituzionale tra soggetti politici e istituzionali diversi, che hanno lavorato per raggiungere questo straordinario risultato che, sindaco, ti ringrazio per le cose che hai detto e come le hai dette, che oggi ci consente di consegnare, lo dico in qualità non soltanto ai cittadini di Mazzara del Vallo, ma ai cittadini di un intero territorio, un ospedale nuovo, moderno, quello che ha detto il tecnico, il progettista, è straordinario davvero, basta riflettere sui numeri che hai citato per capire cosa c'è dentro questo, che non è un manufatto come hai detto tu, è qualcosa molto di più ed è un punto di riferimento per la salute dei cittadini di questo territorio che meritano di avere un'offerta sanitaria degna davvero di questo nome. E il fatto che in questo manufatto ci sia un impianto, quindi parto dalla fine, ci sia un impianto che è quello dell'acceleratore lineare che dovrà servire per le applicazioni di radioterapia nel nostro territorio, nella nostra provincia, il primo apparecchio di radioterapia di questa provincia, rende giustizia e realizza un diritto negato per troppi anni, che è quello che è stato citato da qualcuno prima di me, ha imposto e impone ancora ai cittadini di questa provincia viaggi certamente poco dignitosi in una condizione di fragilità e di sofferenza che noi stiamo provando ad eliminare per tutti i cittadini che ne dovessero avere la necessità e realizzare un diritto compiuto per l'intero territorio di questa provincia senza divisioni, senza parte nord e parte sud, ma con una idea di rete ospedaliera e di rete di servizi sanitari, esattamente come l'Organizzazione Mondiale della Sanità, e adesso le leggi dello Stato, dal decreto Balduzzi al decreto ministeriale 70 del 2015, meglio noto come decreto Lorenzin dal ministro che lo ha sottoscritto, che vogliono una rete che sia in grado di assicurare a tutti i cittadini della nostra regione, di tutte le regioni ovviamente, lo stesso diritto alla salute e alla vita,
sia al cittadino che ha la ventura, la fortuna di vivere in un condominio dietro il Civico di Palermo piuttosto che il Cannizzaro di Catania, cioè una grande struttura ospedaliera, sia al cittadino che vive in una zona marginale periferica, sulle Madonie, in una zona marginale della nostra regione, riprogettando, come stiamo facendo, come abbiamo come dire, ormai definito, la rete ospedaliera, questo concetto che non dobbiamo dimenticare, sulle reti tempo-dipendenti, cioè sulle reti dell'emergenza-urgenza che possono assicurare a qualunque cittadino di essere trattato per uno stroke, cioè per un ictus, per un infarto, per un politrauma, per la stamma e la stenne, cioè l'aiuto materno e l'emergenza neonatale che tanto in questi giorni ci ha fatto preoccupare, penare e soffrire anche nella nostra regione. Per cui questo è un modello complessivo che alla fine sarà, come dire, un modello di organizzazione al servizio della salute e della vita dei cittadini, grazie appunto a ciò che abbiamo detto, cioè ad una sinergia perfetta tra istituzioni pubbliche ad ogni livello individuale. Diceva il nostro vescovo, l'ospedale non ha al centro le attrezzature o il personale, che pur sono fondamentali. L'ospedale deve avere al centro il paziente ed è questo, come dire, l'obiettivo che ci siamo imposti nel voler disegnare da qualche anno un nuovo modello di sanità in Sicilia. Nel 2008, lo ricordiamo molto bene, il servizio sanitario regionale era quello di una regione canaglia. Tanti dubitavano che la regione siciliana potesse riuscire a venire fuori da un indebitamento, un buco, come così lo comprendiamo tutti, un buco straordinario. Eppure gli assessori che si sono succeduti dal 2008 e ad oggi, in una linea ideale, come dire, che non si è mai interrotta, hanno continuato ad inseguire nella nostra regione un percorso che da ultimi o penultimi nella graduatoria dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza nel nostro paese ci ha portati nel 2015, grazie davvero agli operatori sanitari che a mani nude in questi anni hanno consentito questo risultato, hanno consentito di portare la nostra regione al nono posto nel paese davanti a regioni importanti del centro-sud, quali il Lazio per esempio, la potentissima sanità romana, o la Puglia o la Campania, ma anche per la prima volta davanti a una regione del centro-nord. Questo per me è un punto di partenza, cioè questo vuol dire che i nostri professionisti, le nostre strutture, il percorso che ci porta a inaugurare strutture come quella la quale siamo in questo momento, ci possono consentire di offrire ai cittadini della nostra regione livelli di assistenza e un'offerta sanitaria che non teme confronto con quelle delle regioni del centro-nord. E se, Massimo, siamo riusciti in questi anni ad abbattere in maniera esponenziale la mobilità passiva, che è un termine finanziario tradotta in soldoni, in termini umani, sono i viaggi della speranza, siamo riusciti a batterla di oltre due terzi e ancora questa è una battaglia che continua, io immagino che insieme si possono raggiungere nella nostra regione ancora risultati straordinariamente importanti. Diceva l'eccellente prefetto, il momento in cui gli ospedali si chiudono, noi abbiamo gli ospedali, abbiamo assunto un impegno ed è stato difficile a partire dalla costruzione in Assemblea regionale siciliana della legge 5 del 2009. Abbiamo discusso, ci siamo persino scontrati, come è normale che avvenga all'interno di istituzioni parlamentari, ma nessun ospedale è stato chiuso in Sicilia in questi anni. Siamo riusciti a realizzare questo livello di qualità anche nell'offerta sanitaria senza chiudere un solo presidio ospedaliero. Questa è la linea che continueremo a seguire, nessun presidio ospedaliero, perché ciascun ospedale, dal più piccolo al più grande, fanno parte di una rete
di una unica rete per cui ognuno è funzionale e complementare all'altro, e in questo senso ci stiamo battendo per realizzare quello che, come dicevo poc'anzi, è un modello che questa regione ha il diritto di avere, il modello di una sanità moderna e innovativa con presidi come quello nel quale ci troviamo, che ci consentiranno di migliorare ulteriormente la qualità della nostra offerta sanitaria. Okay, io ho sentito il dovere di fare all'ingegnere Porta, al geometra Alessandra, per il plauso che io, l'assessore regionale della salute della regione siciliana, ha ricevuto dalla Commissione europea per il modo come sono riusciti con trasparenza assoluta e con precisione assoluta a rendicontare qualcosa come 30 milioni di euro più o meno. E quindi è un grazie dovuto a chi senza le luci della ribalta in questi anni ha lavorato e ha lavorato realizzando questa straordinaria struttura, dove, dicevo, c'è un'apparecchiatura importante che è appunto la radioterapia. Parto da lì. Sono state dette tante cose a proposito della radioterapia, anzi, di chi dovrebbe guidare questa struttura. Io ho detto in Commissione Sanità, in stessa Commissione Legislativa Permanente, più o meno una settimana fa, c'è l'onorevole Tancredi, che era il Mazzaresi, che era presente a quella seduta, che non ci sarà alcuna discriminazione tra ciò che accadrà a Trapani e ciò che sta accadendo a Mazzaresi. Questa è una garanzia che deve chiudere un ragionamento su cui ci si è spesi troppo a lungo. La radioterapia di Mazara del Vallo c'è la necessità di farla funzionare immediatamente nell'interesse dei cittadini mazzaresi. E il direttore generale ha anticipato un risultato che è già quasi definito, cioè la convenzione che l'azienda sanitaria provinciale di Trapani sta stipulando con una struttura d'eccellenza di proprietà dell'erario, un bene confiscato alla mafia, la struttura di Bagheria. Abbiamo già un ragionamento svolto da parecchi mesi con l'Agenzia Nazionale per i Beni Confiscati alla Mafia. Il direttore generale mi dice che sono a buon punto, in quella struttura operano professionisti di grandissimo valore. Qualcuno di questi è presente oggi qui, il professore Bite, e gli sono davvero grato per questa sua presenza, un accademico, un docente universitario di radioterapia che ha operato in altre parti del nostro paese e che, di cui adesso proveremo ad utilizzare la sua straordinaria professionalità per avviare, come giusto che sia, questa struttura e questa apparecchiatura complessa che è appunto un acceleratore lineare che dovrà funzionare in questa direzione. Per cui nessun problema. Questa provincia aveva il diritto, c'eri anche tu allora, ma nelle battaglie che tu dicevamo tu da uomo di governo e io in Commissione Sanità, nell'interesse di questo territorio come di tanti altri territori. La nostra provincia purtroppo ha circa 30.000 applicazioni di radioterapia all'anno, purtroppo, ha il diritto, secondo quelle che sono le regole, ad avere due strutture di radioterapia, e questa è la ragione per cui abbiamo iniziato un percorso nella scorsa legislatura, continuato adesso, per la realizzazione di una seconda radioterapia a Trapani nell'interesse dei cittadini trapanesi, di questa provincia, nell'interesse complessivo della salute dei nostri concittadini, e per la quale ringrazio sempre le stesse persone, che gli stessi tecnici dell'azienda, il direttore generale con il direttore sanitario Siracusa, con il direttore amministrativo Messina, che hanno già provveduto a pubblicare il bando per la progettazione esecutiva per l'ampliamento del Sant'Antonio Abate di Trapani, per quel progetto che finalmente siamo riusciti a far finanziare da parte dell'assessorato regionale del Ministero della Salute, del Ministero dell'Economia e delle Finanze,
per circa 17 milioni e 400 mila euro, che completeranno questa rete assistenziale provinciale che sarà di valore assoluto. Io credo, e mi riferisco al tecnico che ha illustrato brillantemente il valore di questo ospedale, ciò che è costato sacrifici, lavoro, questa modernità anche per concepire una struttura che non deve risparmiare ma deve razionalizzare spese. Quindi sull'efficientamento energetico per il quale io mi sto battendo per tutti gli ospedali, le strutture più energivore mi hanno insegnato i tecnici e gli esperti, sono gli aeroporti e gli ospedali. E allora se riusciamo a risparmiare semplicemente organizzando una struttura moderna come questo, 1 milione di euro soltanto di energia, non lo stiamo tagliando, stiamo razionalizzando spese. Quel milione ci potrà servire per acquistare un angiografo digitale piuttosto che un'apparecchiatura importante, magari, come dire, le risorse pubbliche non ci consentirebbero di acquistare. Quindi aver realizzato una struttura anche in regola con quelle che sono la disciplina prevista dalle leggi vigenti in materia di efficientamento energetico, di tutela dell'ambiente, di tutela dei cittadini, è un ulteriore risultato che costituisce un fiore all'occhiello per chi questa struttura ha realizzato. Ma ingegnere, dobbiamo aggiungere dobbiamo un po' rivedere, diciamo, l'assetto di questa struttura. Direttore, tu l'hai dimenticato, lo ricordo io. In questo ospedale non poteva non essere presente perché non era nel percorso, diciamo, che è ancora in fieri rispetto alla programmazione ospedaliera che va dal Balduzzi in poi. E questa è la ragione per cui abbiamo previsto nella nuova programmazione che fra pochissimo tempo andrà al Ministero della Salute, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, non prevedere una unità operativa complessa di oncologia in questo ospedale. Perché questo ospedale non può non far parte, insieme ad altri ospedali di questa provincia, dove l'attività oncologica si svolge da tempo e da anni in maniera brillante, a partire da Castelvetrano o Trapani, non può non far parte della rete oncologica regionale rispetto alla quale il Ministero ci spinge fa fretta a che si realizzi al più presto possibile. Io non aggiungo null'altro alle cose che sono state dette, se non che come in questi mesi abbiamo fatto, continueremo a vigilare e direttore, a torturarti quotidianamente come sono abituato a fare, affinché ciò che è stato realizzato in questa città con tempestività e con grande merito diventi presto una struttura in grado di erogare prestazioni sanitarie. Io sono stato sempre molto preoccupato della struttura che è rimasta a Mazara del Vallo, quella che chiamate area di emergenza. Dobbiamo far presto affinché Mazara del Vallo possa avere una struttura nella quale ci sia un pronto soccorso con i reparti affiancanti, perché possa far parte in maniera organica della rete dell'emergenza urgenza di questa nostra regione. Oggi, come dicevo poc'anzi, e chiudo davvero, la rete ospedaliera deve essere concepita con criteri profondamente diversi rispetto al passato, perché ce lo impone appunto la nuova tecnica e i nuovi protocolli medico-scientifici, la necessità di un paziente di poter raggiungere non l'ospedale più vicino, come qualche volta erroneamente purtroppo nel passato è stato pensato e detto, ma di raggiungere nel più breve tempo possibile la struttura che per intensità di cura e in riferimento alla complessità della patologia possa dare la risposta più adeguata. Se c'è un infarto è giusto che le reti tempo dipendenti trasportino entro i tempi previsti dai protocolli medico-scientifici il paziente presso una struttura che sia dotata non soltanto di una unità di cardiologia, ma sia dotata di una emodinamica che possa consentire immediatamente di intervenire sul paziente.
Alla stessa maniera, per uno stroke non è possibile che qualcuno immagini di essere trasportato all'ospedale più vicino, ma nell'ospedale nel quale ci sia una stroke unit, cioè una unità operativa che tratti l'ictus, esattamente come in questi mesi abbiamo fatto in tutta la Sicilia, aprendo e attivando tantissime unità con grande fatica e con grande, come dire, sacrificio per gli operatori, per i medici e gli operatori sanitari che purtroppo non sono ancora in numero adeguato e che hanno consentito non soltanto di salvare la vita a tantissimi cittadini che hanno subito una delle patologie acute più diffuse e contro le quali i provvedimenti dello Stato sono orientati. C'è questa nuova rimodulazione, non è per risparmiare, lo vogliamo dire e lo vogliamo riferire ai cittadini che non è per risparmiare, ma è esattamente per combattere la maniera più efficace possibile le patologie acute più gravi e diffuse che nel passato l'organizzazione sanitaria non riusciva a combattere come si doveva, dalla Lombardia alla Sicilia, così evitiamo ogni equivoco. E allora l'ospedale di Mazara del Vallo è esattamente le monadi che erano gli ospedali una volta, sindaco, che questo è un pezzo della rete ospedaliera della nostra regione e quindi c'è una responsabilità in più, perché è un ospedale che serve un intero territorio, è un ospedale che per la sua modernità e per le caratteristiche innovative che sono state utilizzate nella sua costruzione, ma anche nelle attrezzature e negli arredamenti, ma anche nelle professionalità che dovranno essere presenti in questo presidio, dovrà offrire garanzie di salute per i nostri concittadini. Quindi userete ovviamente la mia emozione visibile, ma realizzare ciò che è stato progettato nel passato, realizzarlo in questo modo, continuare a mettere in campo strutture che possano offrire salute a questi livelli, io credo che sia il dovere di tutti quanti, di chi ci ha preceduto, di chi verrà in seguito. È importante, sindaco, mantenere il metodo che tu hai brillantemente descritto, il metodo della collaborazione silenziosa, il metodo della collaborazione tra istituzioni che poi presentano ai cittadini tutti insieme questi straordinari risultati. Vi ringrazio.